aprono i cancelli del Salone di Shanghai, l'evento automobilistico più importante per l'Est. E cominciamo questa nostra rassegna, che vi porterà a vedere un po' di curiosità di questo importantissimo motor show, proprio con lo stand BMW. Andiamo a vedere cosa è stato presentato di nuovo. Beh, di veramente nuovo, a dire la verità, non c'è molto, perché sapete che molti dei modelli che vengono presentati qui in Cina sono in realtà riservati al mercato cinese, quindi non sempre li vedremo da noi, anzi in certi casi non li vedremo proprio, esattamente come questa BMW serie 3 a passo lungo, che ha appena debuttato da noi in Europa. Anzi, noi di quattro ruote ve l'abbiamo già somministrata con la prova su strada completa. La versione a passo lungo è tipica di questi mercati, perché sapete che le automobili qui ci vogliono grandi, servono con tanto spazio nella parte posteriore. Ebbene, qui lo spazio è stato creato aggiungendo ben 11 cm al passo dell'automobile, quindi la lunghezza complessiva è diventata di oltre 4,80 m. E questo cosa ha portato? Ha portato l'automobile ad essere nettamente più spaziosa nella parte posteriore. Adesso andiamo a guardare anche quanto spazio c'è. A quanto pare è diventata un riferimento per la categoria. Ci sono un po' di riflessi, ma vedete anche voi quanto spazio ha guadagnato il divanetto posteriore, ed è diventata davvero una limousine. Come sempre qui si prediligono gli spazi per i passeggeri posteriori, proprio perché hanno molto spesso l'uso di queste automobili è riservato all'autista. Guardate la serie 3 a passo corto, questa gialla che vedete, e questa è la serie 3 a passo lungo, decisamente più allungata. Devo dire che la linea, secondo me, ci guadagna anche un pochettino. Un'altra caratteristica della serie 3 allungata per i mercati asiatici è la presenza di appoggiatesta particolarmente morbidi, perché a quanto pare i fortunati possessori gradiscono molto dormire all'interno dell'automobile e stare molto comodi. Ecco qui un'altra serie 3 che può essere considerata al top, perché è una 325 Li e guardate le sigle, naturalmente in cinese. BMW naturalmente ha molte altre novità, ora cercheremo di scoprirle una per una, sempre riservate al mercato asiatico.